Per fare questa zuppa di cipolle, per prima cosa ho utilizzato tre cipolle bianche che sono andata prima a togliere dalla loro camicia e poi le ho tagliate con un coltello a fettine sottili. Se volete potete usare anche una mandolina. Io ho tagliato le cipolle a mezzaluna tagliandole prima a metà, poi a fette eliminando le estremità delle cipolle. Poi ho messo in una padella con un po' di olio le cipolle e mentre cucinavano per una ventina di minuti ho continuato a mescolarle. Per evitare che esse bruciassero, praticamente le dobbiamo far soffriggere. Poi, una volta soffritte le cipolle, io ho aggiunto la farina di semolino in quantità cubi. Io preferisco questa, ma va bene anche la farina bianca. Io per dirvelo ho aggiunto 2 cucchiai di farina di semola e ho mescolato velocemente alla cipolla la farina prima di aggiungere dell'acqua in quantità cubi. Questo dipende da quanto assorbe la farina di semola che avete aggiunto e da quanto voi volete liquida la zuppa. Poi ho aggiunto del brodino vegetale in polvere. Poi ho cotto fino a che la farina di semolino si è cotta, quindi circa 5 minuti o di più. Vedrete addensarsi la vostra pietanza quando la farina sarà cotta. Dopo aver aggiunto la farina di semola, mescolate continuamente per evitare grumi. Alla fine, dopo aver assaggiato, ho aggiunto a piacere un po' di pepe nero e a fuoco spento ho messo anche una sottiletta. La zuppa di cipolle è questa. Io ho preparato anche a parte dei crostini per accompagnare la zuppa e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!